Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Facile, niente più. Sono passati tanti anni dall'ultimo disco, che è Saluti, Gatti e Buonasera. E da lì il Franz Cambi non si è mai fermato, in realtà non si è mai fermato musicalmente, ha fatto tanti brani, tanti grandi lavori. E la prima domanda, a questo punto mi ricollego un pochettino a 17 anni fa. Oggi, Franz Cambi, chi è Franz Cambi oggi rispetto a 17 anni fa? Tanto è un signore più vecchio, più anziano, questo è il primo problema. Però ho anche tante esperienze in più, ho fatto tantissimi spettacoli in questi anni di teatro canzone. Il teatro è la mia casa, mi sento veramente a mio agio e raccontare delle storie attraverso le canzoni e ovviamente le narrate, gli aneddoti, ho scoperto che è la cosa che mi viene meglio, insomma. Ed è anche quella che mi dà più soddisfazione perché c'è subito un ritorno, un applauso del pubblico, se la cosa funziona lo vedi subito, se la gente viene al botteghino, insomma. Qui i dischi mi hanno un po' fermato. Poi però ho fatto tante altre cose, mi ricordavi tu, insomma, anche l'ultima che è la sigla, il jingle della Mortadella, insomma gli spot televisivi su tutti i canali insieme a Davide Belviso, e con lui ho scoperto, oltre ad essere amici a tanto tempo, di avere un certo feeling anche nella produzione discografica, e quindi sono una persona diversa che ha avuto tante esperienze e tante perdite, anche perché sono stati gli ultimi 2 o 3 anni dal mio punto di vista sono stati terribili, perché ho perso veramente delle persone molto care, molto vicine. La pandemia poi dopo non ha migliorato la situazione in questo mondo dove io per vivere faccio 3.000 cose diverse, ma avevo poco tempo di scrivere canzoni. Con la pandemia invece, almeno con un aspetto positivo del lockdown, è stato il fatto che sono riuscito a fermarmi a riflettere, a tirare fuori dai cassetti le idee che avevo, farmene venire delle altre e a fare quello che mi piace più fare, cioè scrivere canzoni, cantarle e portarle all'orecchio del pubblico. Ed è quello che mi interessa di più poi alla fine, che la gente riesca a vivere le stesse emozioni che ho io mentre lo scrivo la mia canzone. È per quello che uno si sente artista. Non è che, voglio dire, un artista non è quello che fa i milioni e vive nella villa con la piscina. Insomma, a me interessa quella roba lì. Poi dopo il resto viene dopo. Cioè, il concetto fondamentale è riuscire ad arrivare al cuore delle persone con la tua musica. Un artista vero è quello che riesce a fare attraverso la pittura, attraverso la scrittura, io attraverso le canzoni. Se riesco a fare questo, beh, insomma, sono contento di essere al mondo. A questo punto parliamo dell'ultimo lavoro, Il sentimento prevalente. Allora, andando, quando nasce questo album e come si sviluppa? Ma guarda, in realtà il titolo e l'idea di un concept album c'era da tanto tempo. Non trovavo mai l'occasione per mettermi lì a lavorarci sopra, perché è un lavoro, devi scrivere, ragionare, ascoltare. L'idea principale era quella delle 12 canzoni che rappresentassero diverse 12 diverse paure. Poi invece la cosa è un po' che ha preso un'altra piega, ecco, ma fondamentalmente rimane un concept album dove ogni canzone racconta degli episodi di vita reale che sono successi in passato recentemente a persone che conosco, amici o a personaggi della storia. Le loro vite sono dense di quello che noi abbiamo a che fare, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, che sono le fatiche, le delusioni, le frustrazioni quotidiane. Il senso di inadeguatezza è la paura di sbagliare, di non farcela, di non essere all'altezza degli altri, di non essere all'altezza della competizione quotidiana che c'è in questo mondo così veloce. E allora queste canzoni avevano bisogno di essere messe assieme, ci fosse un filo dal punto di vista anche dell'arrangiamento, dei suoni,
che potessero raccontare questa vicenda, perché alla fine di tutto questo percorso di 12 anelli che si collegano come se fossero legati a un filo, insomma, c'è quello che io penso che sia il sentimento prevalente, quello che noi dimentichiamo ogni giorno, perché siamo sopraffatti appunto da queste emozioni negative, e ci dimentichiamo invece gli aspetti belli della vita, che sono fantastici. Io guardavo oggi, sono andato a fare una passeggiata su a San Luca, quando ho un'occasione lo faccio volentieri, guardavo il fogliaggio, le fioriture degli alberi, la sfioritura, che perdono le foglie, cambiano colore, ormai sono spogli quasi tutti, però questa bellezza, io quando sono di corsa tutti i giorni me la dimentico. Come mi dimentico che sono circondato da affetti belli, solidi, di persone che mi vogliono bene, che ho la passione per il mio lavoro, per la musica, che sono anche l'essere spirituale. Ecco, questo è l'amore, il sentimento prevalente, la bellezza che abbiamo attorno che spesso ci dimentichiamo. Quando sali sul palco, in fondo un po' ce l'hai detto sempre nelle scorse interviste, quando sali sul palco l'emozione che c'hai di fronte, quando vedi le persone che a volte inizialmente sono silenziose, che poi un silenzio che parla, perché ti guardano e poi piangono, ridono, si emozionano, cantano, fanno, cioè stanno lì e ti emanano quell'energia che tu, che sensazione provi in quel caso? Guarda, nel tempo, come ti dicevo, ho messo assieme tanti spettacoli di teatro canzone, quindi ogni spettacolo ha un obiettivo diverso rispetto al pubblico. Per esempio, quando facciamo Canta che ti passa, ci vestiamo da medici, facciamo canzoni famosissime che tutti conoscono e la gente canta insieme a noi. Io faccio il cretino, racconto barzellette, racconto storie, quindi a me interessa in quel momento lì che la gente si spensieri, si diverta, rida. Quindi per me è importante arrivare a questo risultato. Quando faccio altre cose più impegnative dal punto di vista drammaturgico, insomma, invece deve arrivare l'emozione, quella che ti fa sospirare, finire gli occhi lucidi, insomma. Quindi sono tutte emozioni diverse. E tu dici benissimo, il pubblico davanti a te deve avere, è il tuo specchio, no? Quindi se tu trovi un pubblico silenzioso, inerme, che non fa fatica anche a applaudire, sei rovinato. E delle volte capita, per esempio, che di teatri pieni di gente, con gente che si diverte, si emoziona, eccetera, ma nelle prime file, quelle che tu riesci a vedere con quella luce riflessa del palcoscenico, ci sono sempre uno o due persone che sono così. Ecco, quelli lì sono, secondo me, messi apposta e fatti provare se è un vero attore oppure no, un vero artista oppure no. Queste poi sono persone strane, perché metti gli altri tutti attorno, ridono oppure applaudono, eccetera, non rimangono così applausi timidi. E poi alla fine la sorpresa è che spesso capita questa cosa, che questi signori di una certa età, un signore di una certa età, poi alla fine me ne trovo in camerino, fammi i complimenti. Io dico, ma come? Potevi fare un cavolo di applauso prima, fammi vedere un sorriso. Niente, sono autistici sul momento, però dopo sentono il bisogno di venire a raccontare qualcosa. E allora lì hai fatto veramente 13. E le cose che ti hanno chiesto strane o comunque particolari a fine concerto, oltre a farti complimenti, c'è qualche aneddoto particolare? Ma quando faccio degli spettacoli che hanno a che fare con la storia, personaggi come Django Reinhardt, come Giuseppe Verdi, come Alberto Rabagliati o Buscaglione, ecco, trovo sempre qualcuno che pensa di saperne molti di più, no? Può essere, non so mica, però io quando faccio uno spettacolo lo preparo, mi documento tantissimo, leggo libri, mi informo con i giornalisti, parlo con i testimoni, quelli che sono rimasti, insomma. E quindi delle volte capita quello che ti dice, no, lei ha detto una cosa che però non è giusta, guardi, mi spiace, però penso che sia così. No, mi ricordo benissimo che, non so, che Fred Buscaglione è morto il 5 di febbraio, no, guardi, il 3 di febbraio. No, il 5 sono sicuro. Allora resisto, io non ce la faccio, tiro fuori il telefonino e guardo Wikipedia. Scusa, aveva ragione lei. Vabbè, questo. Però sempre il Buscaglione invece mi è capitata una cosa bellissima anni fa, tante me ne sono capitate, perché è un personaggio che è ancora vivo nell'immaginario collettivo, che ha ancora tantissime persone di quella generazione che si emozionano a sentire delle sue canzoni. Ebbene, quell'anno che feci lo spettacolo in Piazza Gramsci a Imola, mi ricordo ancora questa signora anziana che venne da me, e io sono tutto vestito da Fred Buscaglione, io non ci assomiglio fisicamente, però a quel momento lì sembro lui, perché ho il cappello, ho capito, i baffetti da Clark Gable, il vestito gessato. Nell'immaginario il brand, l'immagine di Buscaglione può essere, insomma, che si ricordi. Poi io faccio la voce
l'ho studiata, faccio abbastanza bene i movimenti, sto attento. E questa signora dice: signor Fred, ma è tanto che non la vedevo, dove era finita? Cioè, è morta nel 60, voglio dire, non volevo deludere, ha chiesto l'autografo, poi ho scritto a Wanda con simpatia, Fred Buscaglione, poi in piccolo per i parenti, sono Franz Campi, per sicurezza che non si sembrasse. E a questo punto, ritorniamo un pochino sul nuovo disco. Come nasce la copertina? Perché è molto, molto particolare, una copertina veramente attraente e intrigante. È fatto bene a notarla, perché è un lavoro, anche lì, si è avuto del tempo, perché avevamo in mente diverse cose, poi abbiamo parlato con diversi nostri amici grafici, eccetera, però ci ha fatto delle proposte che non eravamo convinti, anche se erano belle, belle cose, però non erano adatte. E Davide, che coautore di molte canzoni, arrangiatore, coautore di alcune canzoni, ha raggiunto tutti i brani insieme a Mariano Speranza in due diversi episodi, ma tutto il resto è suo. È uno che fa mille cose fatte molto bene, perché è bravo a fare i video, è bravo a fare i montaggi, oltre a fare musicista e arrangiatore. E lui ha detto: perché non prendiamo un'idea, che io ho spiegato che volevo una cosa che simbolizzasse la difficoltà quotidiana, le porte chiuse, sbarrate davanti a noi, e la voglia di invece di liberarsi e l'effettivo desiderio di respirare, insomma, no? E allora, perché non usiamo un'idea di Escher, quello che faceva quelle scale che si chiudono dentro l'altra, che un labirinto? Ottima idea. E abbiamo trovato poi questo grafico, Marco Mioli e la Barbara, sua compagna, insomma, che hanno tradotto questa idea in diverse proposte. Questa era quella che ci convinceva di più. E ci siamo innamorati. In realtà ho avuto un po' di difficoltà all'inizio, pensavo c'è una bella immagine con le stelle e le bicchiere, era molto bello anche quello, però alla fine ci ho pensato tante notti, perché ci ho pensato veramente la notte. Questo raffigurava proprio l'idea, l'aquilone che cerca di uscire dalle difficoltà del labirinto quotidiano, e l'aquilone siamo noi, ciascuno di noi che ha diritto e desiderio di vibrarsi via, e che poi questa cosa ritorna nel concetto della canzone, che forse è venuta meglio dal punto di vista dell'emotività, è Chagall. È un brano che ho scritto con Gino De Stefani, un grande amico, e lui ha firmato tanti brani di successo per tanti artisti famosi, ha fatto l'album nella Pausini, insomma tanti nomi importanti. E questo racconta la storia di questo piccolo uomo, questo piccolo pittore venuto dall'est dell'Europa, insomma, scappato dai pogrom, lui era ebreo, appunto, è riuscito a con le tele a dipingere questa sensazione, che poi è tipica di tante favole, come diceva anche Italo Calvino quando studiava le favole. C'è il protagonista che più delle volte nella storia comincia a volare, oppure il gatto con le stivali delle sette leghe, no? che salta di qua e là, che si libera dalla pressione del mondo, dalla fatica, dai disagi quotidiani. Ecco, questa cosa del volare è la stessa roba. I Chagall, che con gli amanti che volano nel cielo, le pecore, i violini, tutti i violinisti che volano, e l'aquilone, anche noi che cerchiamo di volare, che cerchiamo di trovare la nostra giusta dimensione, che non deve essere soltanto quella di sofferenza, fatica e delusione. Abbiamo ben altro dentro, dobbiamo esprimerlo. E parliamo del videoclip. Il primo brano che è uscito con il videoclip, che è un videoclip particolare, ma poi ben studiato, molto bello. Qui non siamo a dire noi, però ci è piaciuto, ma veramente è qualcosa particolare. Lì devo ringraziare, vedi, sempre il gruppo di persone. Io sono molto contento di questo lavoro, di essere a capo, diciamo, di un progetto corale, perché sono tanti contributi di persone in gamba, creativi, che hanno delle cose da dire, hanno delle emozioni da comunicare. Nel caso del video, fatto in frettissima, tra l'altro stati bravissimi, ho iniziato questa collaborazione con Giuseppe Poresini, che è un grande fotografo ed è anche un specializzato nel fotografare i soffitti storici dei grandi palazzi dell'epoca in giro per l'Italia, quindi è un reportage fantastico. E insieme a Fabio Fiandrini, che è stato l'operatore e anche il montatore di questo progetto, abbiamo creato un set in una zona di Bologna poco conosciuta anche dai bolognesi.
anche se è una cosa meravigliosa perché sopra collina, prima collina di Bologna, c'è l'Istituto Ortopedico Rizzoli, che è un istituto famosissimo per aiutare l'ortopedia, insomma, da tutta Italia vengono lì a farsi curare. E quelli che nella vecchia sede, quella storica, la parte iniziale insomma, dell'ospedale, quella antica, cioè, l'architetto creò questa specie di cannocchiale, lo chiamano, un lunghissimo largo corridoio che sfocia in questa grande vetrata da cui si domina Bologna. Ecco, i due ballerini, Olimpia e Walter, che sono fantastici, sono di Modena, io li ringrazio tantissimo, sono venuti a danzare in quello spicchio di spazio. E la magia di questa penombra fotografata da Puresini dà proprio l'idea della fragilità umana che però si deve confrontare con l'infinito, che è quella che abbiamo davanti a noi tutti i giorni, insomma. E poi le facce delle persone, i vari amici che sono venuti a regalarci un piccolo cameo di partecipazione, e questo significa invece che cantando loro le mie parole nella canzone vivono la mia stessa emozione, la fragilità di questa donna che è la protagonista del brano, che si trova smarrita in questo mondo così difficile, come dicevo prima, e perde anche il rapporto con il proprio compagno, ma lui dice appunto che basta sorridere, avere un altro sì per ricominciare, anche se domani dovesse finire la vita, però un giorno giochiamocela ancora. Io saluto tantissimo gli ascoltatori e voglio ringraziarvi per avermi dedicato un po' di tempo, insomma, spero che possa essere un regalo piacevole per voi e per i vostri amici. Il sentimento prevalente si trova nei negozi di dischi e nei negozi di Feltrinelli, oppure si trova su Spotify e le varie piattaforme. Il sentimento più prevalente, Franz Campi e tutto il mondo che c'è dietro, che è anche il vostro. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Facile, niente più.